Samsung non li tratto. Meglio riprende cose che non devono venire. Meglio fare il film su di te. Io devo girare Fang Eye, io devo girare Puma Eye. Puma si fa l'altro. Century of Puma. Ci vuole qualcuno che si spacci. Ci vuole qualcuno che si spacci per il mio avvocato. Un what is Puma è più Sacrificio di Tarkovsky da noi in Italia uscì subito dopo Cannes, uscì come film postumo e partì benissimo al botteghino. Inizialmente c'erano proprio le persone che entravano fino a quando il film durava 3 ore. Allora questo esercente, che ormai non c'è più, che già è morto da qualche anno, telefonò all'operatore, che oggi ha cambiato mestiere e fa il bidello in una scuola, e disse: senti Marcello, allora visto che c'è tutto questo successo di pubblico per questo film, allora va in cabina, lo tagli e lo porti a 2 ore. Allora l'operatore di testa sua, vedendo quelle lunghe sequenze interminabili, di testa sua tagliò il film, lo maciullò e lo portò a 2 ore. E le persone uscivano dalla sala, bestemmiavano, urlavano, perché praticamente ritornavano a vedere il film 2-3 volte. Allora l'esercente telefona nuovamente all'operatore e dice: e senti Marcello, rimetti tutto come prima. E per cui ha dovuto ricomporre tutte le parti tagliate. Ecco, questo che cosa vuol dire? Che in altri tempi la sala funzionava anche per i film del sé, il pubblico ritornava a vedere un film di Tarkovsky anche 2-3 volte, oggi una cosa impensabile, perché le persone tornavano per rivedere Sacrificio, e per cui quando l'operatore lo tagliò su richiesta dell'esercente, lo portò a 2 ore, cioè il pubblico che ritornava si accorgeva di tutte le parti mancanti. Incredibile, io ho visto code. Code al botteghino per Madame Susaska, per John Huston The Dead, cioè code per un affare di donne di Chabrol. Cioè, nel senso che questi film funzionavano per il pubblico, capisci? Non solo per la critica, cioè, ma oggi hanno fatto morire tutto, oggi non c'è più. Cioè, forse l'ultimo vero successo di film de sé oggi in Italia è le invasioni barbariche di Daniel Cannes, che ha superato 1 milione di spettatori, ma dopo non c'è stato più riscontro. Io sto parlando di non più dei blockbuster, perché la notizia inquietante uscita in questo periodo è che fino al 2020 verranno messi in cantiere 30 film di supereroi della Marvel. Sì, è vero. Jude Apatow. Aspetta, ma anche cos'è che ho visto? Genio no, signore, il mito di Jude ha fatto danni, perché se vengono fatti film come Cattivi Vicini, che ho visto il giorno prima di prendere l'aereo domenica, ha fatto danni alla commedia americana. Perché la commedia americana, io non era così, io rimpiango perfino l'ultima vergine americana arrivata a sto punto. Cioè, cos'è l'ultima vergine americana? Non è un film, è proprio un attestato che viene rilasciato. E non è, questo è il discorso, cioè non è. Jude Apatow, cioè, tra le sue regie il film che io preferisco è Questi sono i 40. Poi ci sono le produzioni, tutto quello che c'è attorno, ma per esce il DVD di Berlusconi, quando sarà? Assolutamente, ci sarà un'edizione limitata con una copertina diversa da quella della... Ma io voglio un'edizione illimitata, si può avere? Ci sono io nella copertina, in quel DVD disegnato. Scusa, ma c'entra niente con Puma. Ma se ti do sti video che ti sto facendo, li fai mettere a Maresco nei contenuti speciali? Tu dammeli e io glieli giro a Maresco. Gratis. Cioè lui gira film, io al festival di... l'anno scorso al festival di Roma, io la notte tornavo a casa e mi ritrovavo foto fatte da Elio Di Pace. Cioè, c'era una foto in cui ero sconvolto, che mi nascondeva la sala Sinopoli, una di quelle, la sala maledetta. Cioè, capisci che sei il più bello di Venezia? Finora, no. Non c'è paragone. Elio, scusa, non c'entra nulla con Puma. Però hai visto, però Franco col no, buttone. No, io ti voglio dire, io ti volevo capire, non sono una cosa importante. Non mi impunto nelle cose.
hai visto il personale qui che è totalmente differente da quello del laboratorio. L'hai fatto cambiare tu. Come? L'hai fatto cambiare tu. Non l'hai visto? No, non ti sto filmando, giuro. Hai visto che il personale è totalmente diverso. È vero, sì, sono dei ragazzi completamente nuovi. Sì, no, ogni anno rinnovano, però io non personale. Ad hoc, cioè quelli terribili sono i capi, così che comandano. Quelli sono rimasti quelli. Sono rimasti gli stessi. Sì, sì, no, però il personale dei ragazzi. Il personale che pigliano qui è un buon personale nelle sale. Ma io li ho tutti i film di Festa, infatti io, uno dei registi a cui sono legato, italiano in genere, Festa Campanile, li ho tutti i film, compreso tutti, tutti, compreso l'ultimo, uno scandalo per bene, perché lui già girò che era malato. Ciao Sergio! Lo so, è certo. E ci ho parlato finalmente, ci ho parlato. Per cui erano bei tempi. Bei tempi perché io quando stavo a Trapani, durante i periodi delle feste, con le pasquali e natalizie, i film, cioè, le sale le avevo tutte a portata di mano, mi facevano entrare anche ai film di età di 14 anni, ma non quelli di 18. Infatti io Malizia non l'ho potuto vedere al cinema, però sono riuscito a vedere La poliziotta e la squadra del buon costume e Porky's e questi pazzi pazzi porcelloni di Bob Clark. Quando noi arrivavamo con la Corriera, arrivavamo di fronte a una sala cinema, proprio la fermata era lì. Io scendevo e passavo direttamente subito in sala, e così che sono amici miei, altro secondo, li ho visti così, che sono sceso dalla Corriera e sono passato più subito direttamente dentro la sala. E vedevi i trailer in continuazione, anzi, e mi facevo, non avevo ancora negli anni 70 il videoregistratore, avevo il registratore a bobine, quello audio, e per cui mi registravo i film da Rai 1 e mi sentivo i dialoghi tutti i giorni. Sì, sì, indovina chi viene a cena, io lo recitavo proprio già alle scuole elementari, lo recitavo a memoria tutte le battute e mi ero imparato il monologo finale di Spencer Tracy, finale. Poi, quando ci fu il passaggio al liceo, cominciai a diventare più ribelle, mi espulsero anche da scuola, no? Una volta ho fatto l'imitazione di Robin Williams, il capitano mio capitano, mi hanno buttato fuori, sono salito sotto il banco, però me la sono presa con l'insegnante, che era un pezzo di femmina, io gli ho detto fico mia fica, cioè invece... Ce l'ho, cioè io ho più materiale invece, di Maresco su di te. Invece a una professoressa che mi faceva molta antipatia, le avevo fatto l'imitazione di Clint Eastwood nell'ispettore Callaghan e le avevo detto coraggio, fatti ammazzare. Cioè ne ho combinati tutti i colori, poi alla fine mi hanno espulso una volta per una cazzata. Mi scivolò l'orologio fuori il balcone, per cui ho scavalcato per andarmela a prendere. Mi espulsero da scuola. Scusa, ma che piano stavi? No, stavo che c'era un muro che collegava. Stavo al primo piano. Allora, quindi era basso. Era basso, sì, però c'era un muro che si collegava con il palazzo, per cui potevo benissimo scavalcare. Mi espulsero da scuola e io me ne andai a cinema a vedere un Round Midnight di Bertrand Tavernier. Nella stessa giornata. Sì, va bene. Certo, sì, visto che poi il film lo sono tornato a vedere a cinema anche altre due volte da quel momento in poi.